Sesto punto, ponte conscio-inconscio. Abbiamo visto che il respiro consapevole è l'unica funzione vitale che può essere sia volontaria che involontaria. Appunto per questo è un ponte meraviglioso tra il conscio e l'inconscio. Domanda, ma cosa serve andare nell'inconscio? Questo è un iceberg, un terzo e me fuori e due terzi sotto. Mente conscia e sotto c'è la mente inconscia, sotto l'acqua. Questa parte qua, il caro inconscio di Freud e poi da lì andiamo avanti, è quella che ci condiziona per l'80% dello stato di veglia. E quindi il motivo per cui tante cose che noi vorremmo nella vita di ogni giorno non ci arrivano è legato qua, all'inconscio. Situazioni che io mi porto come credenze o come esperienze dentro, siccome la nostra mente è un contatore algebrico di impulsi, più e meno fa zero. Quindi se io qua ho un sogno di felicità e di gioia, di amore, ma qua ho esperienza di abbandono, non riuscirò ad arrivare all'amore fino a che non avrò integrato l'abbandono. È l'unico modo, perché qua c'è la regia del film. O se colui che decide come finisce il film. Quindi TB ha come primo obiettivo corpo fisico, aprire il sistema respiratorio, quindi più energia, più vitalità, più ossinazione, più endorfine, più gioia, quindi per lo signore legato alle endorfine, vabbè. Secondo obiettivo, una volta che ha aperto il mio respiro, va dentro l'inconscio, che è nella pancia, e va a ripulire la mente subconscia da tutte quelle negatività, tutte quelle situazioni bloccate che vanno a sabotare, vanno a limitare la mia gioia, i miei obiettivi, è come se non riuscisse ad arrivarci. Quindi va lì a trasformare i meno in più. E poi alla fine, metafora della vita. L'ultimo livello di TB si chiama livello spirituale, quindi livello fisico, livello mentale, emozionale, livello spirituale. Il livello spirituale è appunto, come vi dicevo prima, la connessione a stati più elevati di consapevolezza. Quando ho ripulito il sé inferiore, io al terzo livello arrivo, mi riconnetto, mi collego col sé superiore o anima, la parte higher self, la chiamano gli inglesi, la presenza io sono, la mia parte di luce, la mia fonte divina. E lì ho l'esperienza dell'estasi, terzo livello di TB, che è la connessione a stati più elevati o più espansi di consapevolezza. Il TB quello che fa è cambiare la mia percezione della realtà. Quindi farmela accettare, farmela amare. Questi tre livelli, quindi fisico, mentale, emozionale e spirituale, si realizzano simultaneamente in ogni sessione e ogni persona rimane più sul livello o sull'altro a seconda di quelle che sono le sue esigenze, a seconda di ciò che deve integrare. Perché metafora della vita? Perché in TB c'è una cosa bellissima che si chiama lettura del respiro, che va proprio a fare una correlazione tra il modo in cui io respiro e il modo in cui io vivo. Tutti i miei clienti in questi 6 anni hanno tutti cambiato modo di vivere e sono passati, la maggioranza, dalla modalità reaction, cioè faccio a cazzotti con la vita, al surf tra le onde, lo chiamo io, cioè alla flessibilità in cui mi faccio furbo e dico ok, questa è la realtà, posso combatterla o posso abbracciarla? Scelgo di abbracciarla, perché se io abbraccio un'onda ci faccio pure surf sopra per andare dove io voglio andare, anziché dire cavolo, guarda che onde alte oggi, ma porco caro, me ne sto fermo a casa e basta.